La Polizia di Stato e le guardie zoofile hanno salvato nel fine settimana dei cuccioli di cane dalla fame e un pitbull morente. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di possibili combattimenti all'interno di un'azienda di Ragusa, con sede sulla strada per Chiaramonte, che si occupa di allevare bestiame. Le indagini hanno escluso i combattimenti, ma l'intervento congiunto della squadra mobile, della squadra volante e delle guardie zoofile ha permesso di porre fine a una situazione di terribile degrado e maltrattamento di animali. All'arrivo della Polizia di Stato, gli investigatori hanno infatti trovato un pitbull legato a una catena, in gravissime condizioni di salute e denutrito, al punto da poter vedere a occhio nudo lo scheletro del cane. Inoltre sono stati trovati diversi cuccioli in pessime condizioni igieniche e privi di cibo, alcuni morenti, probabilmente perché denutriti. Il proprietario del fatiscente allevamento ha dichiarato di non maltrattare i cani e che il Pitbull era legato ad una catena perché faceva spaventare le mucche. Le dichiarazioni erano però del tutto contrastanti con la realtà, considerato che il cane quasi non si reggeva in piedi e non avrebbe dunque potuto neanche raggiungere le vicine vacche, né tantomeno intimorirle. Da un esame delle guardie zoofile prontamente intervenute sul posto su richiesta dei poliziotti, è stato possibile appurare le condizioni incompatibili con la vita di alcuni degli animali in possesso della. Allevatore, tutti privi di microchip. È stato inoltre chiesto l'intervento dei veterinari dell'ASP di Ragusa, che dovranno accertare le condizioni di salute delle vacche e le condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento, nonché la destinazione degli animali allevati. I cani sono stati sottoposti a sequestro e affidati al canile comunale grazie all'ausilio prestato dalla Polizia Locale di Ragusa.